Tanto la maratona ha un suo calendario previsto in calendario FIDAL che è sempre la prima domenica di marzo e quindi noi ci stiamo preparando a quell'evento. Non possiamo prevedere con largo anticipo come sarà la situazione climatica, però le notizie di oggi sono che comunque è una situazione in miglioramento. Le azioni messe in campo dal nostro comune più in generale dalla regione ci sono, non ci siamo fatti trovare impreparati. È chiaro che nel momento in cui si rileva un indice di polveri sottili elevato, è corretto, giusto e responsabile dare le indicazioni più opportune per la cittadinanza anche rispetto appunto all'attività all'aria aperta. Sono certa che da qui al giorno della maratona magari avremmo avuto questi giorni con qualche sacrificio in più e qualche corsa in meno, ma ci potremo preparare al meglio per quell'evento perché la situazione migliorerà.